imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us. Ma come faceva a non cominciare con Cristiana Polegri con questa meravigliosa canzone? Tu dici perché hai attaccato questa canzone qui? Ma perché penso che in questo momento c'è veramente bisogno di canzoni così, perché è un momento un po' particolare. Però oggi deve essere un incontro gioioso, quindi insomma adesso parliamo di cose. Senti Cristiana, che stai facendo di bello? Io sto immaginando, come ho cantato adesso nella canzone. Manco l'avessimo preparata. Esatto. Sto immaginando un futuro bello, migliore, speriamo che passi presto tutto questo momento. Sto lavorando però, in questo lockdown ho creato un pochino, mi sono data da fare. Sono due progetti che sto mettendo, sto portando allora, avanti. Cristiana, io ho avuto la fortuna di averla sul palco al PUF, uno spettacolo molto bello, grazie anche all'intervento di un amico, e vorrei proprio agganciarmi a questo. Adesso tu lo sai che questo incontro che io faccio con tutti gli amici, che è proprio come viene, buona la prima, voi non sapete cosa vi domanderò, e ti dico subito una cosa: quando sono stato, diciamo, sollecitato a chiamarti perché cercavamo un sax, un fiato, il mio amico Andrea Pintucci mi parlò di te. E naturalmente, dopo avermi detto chi eri, insomma, che eri una grandissima strumentista, poi mi ha detto che eri la moglie di. Ah, la moglie. Beh, che c'entra? Potevo essere comunque. Ora, attenzione, ti premetto una cosa: io non dirò chi è, perché poi chi conosce Cristiana lo sa, però non lo dico. Premesso, sono la moglie di Barack Obama, no? Premesso che comunque il marito è una persona che io stimo, che mi piace come artista, come cantante, come attore e tutto quanto, però io la prima cosa che ho fatto, ho detto chi se ne frega, nel senso che per me Cristiana era soprattutto una grande musicista. Allora adesso mi sono agganciato, perché è facilissimo che spesso qualcuno ti identifichi soprattutto come la moglie di. Ora, a prescindere dal fatto che io vi conosco e so che avete un rapporto bellissimo e tutto, ma questa cosa quanto ti dà un po' fastidio? A parte il fatto che ancora non sono proprio la moglie di, perché ancora non mi ha messo l'anello al dito, diciamolo. Vabbè, questo l'ho voluto precisare, però hai capito il concetto. È di Stefano Fresi, sì, vabbè, ormai. E poi un'altra cosa, che lui prima, noi stiamo insieme da 15 anni, non era Stefano Fresi, era I Favete Linguis. Infatti, esatto, nel esatto. Film Romanzo Criminale, che è il primo film che ha fatto, non essendo ancora lui famoso, fu scritto sul sì. Film Favete Linguis, quindi non si trova il nome di Stefano Fresi. Quindi diciamo che è stato merito mio, lui è diventato famoso. No, scherzo, lui è bravissimo, è un però, grandissimo insomma, artista. Mi sembra giusto che riconoscere a te, comunque, ripeto, è un artista che io stimo tantissimo, che adoro. Però ecco, per me, anche perché adesso io mi aggancio, faccio un piccolo aggancio. Quella sera, siccome io quando faccio gli spettacoli mi piace sempre ospitare degli artisti sul palco, una mia amica, una bravissima cantante, mi ha dato una buca per un fatto anche suo grave. E io dovevo fare Roma non fa la stupida. Dico, oddio, mo adesso come... Allora io non conoscevo, avevo sentito nelle prove che era una grandissima strumentista, però non sapevo che cantasse pure, perché poi lei è pure un'attrice, poi vi dirò.
E gli ho detto: senti, scusa, ma ti dispiacerebbe cantare con me Roma non fa la stupida stasera? E dice: beh, certo, perché che problema c'è? E dico: guarda, non voglio approfittare, l'abbiamo provata. E io onestamente sono rimasta a bocca aperta, è diventato forse il pezzo più forte di tutto lo Ho capito spettacolo. dovevo arrivare. Vuoi Ad ecco, farla? però siccome la parte mia la salto, perché questa è la puntata dedicata a Cristiana, quindi faccio subito il cambio di tonalità e vado e faccio, vado direttamente alla parte sua. Non fa la stupida stasera. Dammi una mano a fammi dire no. Spegni tutte le stelle più brillarelle che c'hai. Nascondimi la luna, sino so guai. Fammi scordare che è quasi primavera. Tiemme una mano in testa per dite no. Smorza quel venticello, stuzzicarello che c'hai. Roma non fa la stupida stasera. Che bello cantare con Grazie. questo black Ah jazz, sì, così non perché mi aliti addosso. infatti pensa che sono andato a intervistare un mio amico, intervista, insomma, ho fatto questo incontro, era andato dal cinese a Magna, per fortuna, sì, perché ancora c'è chi va dal cinese, vabbè, comunque insomma non facciamo questi discorsi. Senti Cristiana, qual è la cosa che ti ha fatto innamorare della musica? Beh, tante cose. I miei genitori quando ero piccola ascoltavano tantissima musica, devo dire, mi hanno aiutata tantissimo. E ascoltavano i grandi cantautori, quindi ascoltavano Lucio Dalla. Io, Lucio per me è il top. Poi anche personaggi come Battisti oppure Gaber e Franco Califano. Su questo Califano. c'ho da dire che, non lo so, per me Franco, a me Franco mi ha lasciato un segno perché mia madre era veramente innamorata in tutti i sensi di Franco Califano, perché lo Beh, riteneva, lo sai che come molte veramente donne, anche un bellissimo uomo. anche mia madre, devo dire la verità, questo mio padre un po' gli dava un po', però insomma. E E io senti, ho tutti i dischi suoi, quando ero piccola, quindi ne canti avevo tutti i suoi qualcuna di dischi. Sì, Califano? qualcuna, se vuoi te la canto Perché una. poi il bello, sai che la cosa che mi piace in questo incontro, che insomma io e Cristiana sembra veramente che ci conosciamo da una vita, ma in realtà abbiamo condiviso il palco Lo una volta scorso e poi anno, però quello che. l'estate scorsa sono venuto a trovarti a Sì, Lungotevere quando abbiamo fatto pure. il social Che trash bello, è show, una vero, cosa molto bellissima. Questa è carina. una delle tante iniziative di Cristiana. Senti, proviamo ad accennare un pezzo di Califano che Quale vuoi fare? intanto. Dunque, vediamo un attimo. La conosci? Io piango. Io non Io non piango. Oddio, piango, io non io non piango. piango così. Ammazza se Eh? la conosco, Dai, bellissima, fammi bellissima. un Ok. pezzettino, me la fai al Va volo. bene, vai, vai, vai. Io non piango per qualcuno che muore, non l'ho fatto manco per un genitore che morendo mi ha insegnato a pensare, non lo faccio per un altro che muore. Io non piango quando scoppia una guerra e il coraggio dell'eroe steso in terra, io lo premio con 2 fiori di serra, ma non piango quando scoppia una guerra.
ma piango quando casco nello sguardo del cane vagabondo, perché ceso mi amo in modo assurdo, semo due soli al mondo, me perdo in quell'occhi senza nome che cercano padrone, in quella faccia di malinconia che mi chiede compagnia. Improvvisato così, questo è il bello dell'improvvisazione. No, perché poi a me è capitato appunto che io ho suonato con Califano e per almeno 4 anni, quindi mia madre è impazzita quando ma ha saputo pensa, che poi nella vita mai mi sarei, cioè lei non si sarebbe mai immaginata che io poi ci avrei lavorato. L'ho fatto casualmente perché avevo fatto un disco su Umberto Bindi, volevo una persona importante che avesse scritto dei pezzi per Bindi che partecipasse al mio disco. La mia amica Fabiola Torresi, grande bassista e che suonava con Franco Califano, me l'ha presentato e lui è venuto a cantare spontaneamente nel mio disco, ha fatto una performance meravigliosa, quindi ho questo gioiello nel mio disco su Bindi di Franco Califano che canta, bellissimo. Guarda, io fra l'altro nel 93 pensa suonai per 6 mesi in un locale che gestiva anche lui insieme in società. E la cosa bella, vabbè, ne approfitto perché una sera, pensa, venne a trovarci Tony Renis e praticamente eravamo 10 persone e credimi, ho visto un qualcosa che non posso raccontare, uno show improvvisato da Renis e da Califano insieme dove hanno fatto un qualcosa, cioè quelle cose che forse in televisione non vedi mai, ma che hai la fortuna di assisterci. Quelle sono le cose più belle, quelle improvvisate, quelle che nascono estemporanee così. Senti, io lo dico sempre, gli ospiti che sto avendo qui su questa mia macchina sono tutti amici, persone che stimo, con tutti io veramente ho un rapporto incredibile, però insomma nessuno me ne voglia se quando poi mi capita, io sto ospitando attori, cantanti, musicisti, insomma nessuno me ne voglia se poi quando mi capita appunto di incrociare dei musicisti come te, come c'è stato Stefano Indino e altri, insomma se no adesso dimentico qualcuno. Beh, insomma, io farei durare questa puntata, la farei durare un'ora, perché so, avete avuto la prova che qualsiasi cosa attacco, io lei parto va e fa. L'orecchio. Quindi voglio chiudere questo incontro augurandoti tante belle cose e la speranza di averti al più presto sul palco con me. E io con te, perché io dico, quando dico queste cose sembra sempre che uno non sia separati proprio, da un plexiglass soprattutto. Quello mai. Certo. Ma uniti invece dalla voglia di stare su un palco, dalla voglia di cantare, la voglia di stare insieme, insomma io ti auguro che veramente anche per te ci sia una rinascita, perché questa è un po' una rinascita per tutti quanti. Speriamo. Guarda, voglio chiudere con una cosa, vuoi toglierti un sassolino, vuoi dire qualcosa? Se voglio dire qualcosa di... della quale io mi dissocio, però non censuro. In che qualsiasi senso? Cosa dici, se vuoi levarti un sassolino, qualcosa che magari vorresti dire che a qualcuno che magari attraverso questo... Attraverso questo video... Filmato, questo video. Ragazzi, artisti, non siate... non invidiatevi. Non abbiate, non pensate a quello lavora di più, quello lavora di meno, ognuno facesse quello che vuole fare, che sente di fare, soprattutto con molta passione, molto, lo so che è difficile perché spesso magari uno merita molto e c'è qualcun altro che merita magari meno di te che ha di più, ma purtroppo questo è il mondo dell'arte, è fatto anche di questo, quindi freghiamocene. E facciamo quello che possiamo. Adesso chi mi conosce pensa che questa cosa l'ho preparata, perché tu è come se avessi parlato io. Quindi che non poi l'ho mi detto anche a me stessa. Stavolta non mi dissocio. Lo dico anche a me stessa, perché a volte mi capita, devo dire la verità, che su Facebook, ah che figo, guarda quello che fa quella cosa, che bello, pure io vorrei fare.
Però ecco, non devi, non No, bisogna fare così, perché assolutamente. comunque poi tra l'altro la ruota gira, quindi a volte capita a te, a volte a un'altra persona, delle cose belle capitano sicuramente, se uno merita, se uno è comunque un artista, se uno ci crede, poi la ruota passa, gira. Ve l'avevo detto che oltre ad ospitare dei grandi artisti e degli amici e delle amiche, anche delle belle persone. In bocca al lupo e ci vediamo presto su un palco, ok? Assolutamente, così possiamo anche abbracciarci. Ciao, Ciao! grazie. Ciao Sandro!